serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Eccoci qua, ragazzi. Bentornati, raga. Allora, Car to Car funziona ancora, ve lo faccio vedere bene bene bene, ragazzi, e iniziamo con il glitch. Allora, tanto per iniziare, dovete distruggere il veicolo che volete moddare. Io in questo caso modderò, ragazzi, la macchina che è uscita qualche ora fa, ragazzi. Quindi ci mettete una mina, ci mettete quello che volete e la fate esplodere. A questo punto, una volta che avete fatto esplodere la macchina, ragazzi, prendete il veicolo da cui volete prendere le modifiche, ragazzi, ok? Potete prenderlo da qualsiasi garage volete, è indifferente. Potete richiederlo anche una volta che siete da LS, ma io già ero qua e quindi l'ho scelto. A questo punto io sceglierò la Ignus armata, ragazzi, e mi recherò a LS autoraduno. A questo punto, raga, possiamo partire con i requisiti. Servirà l'abbonamento di LS autoraduno, un amico che ci dà una mano, che potrà moddare contemporaneamente insieme a noi, quindi anche lui distruggerà il veicolo e farà tutti gli stessi procedimenti. E poi, regà, il veicolo che vogliamo moddare da distruggere in qualsiasi posto, il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche, lo possiamo prendere da qualsiasi garage. Quindi a questo punto, ragazzi, una volta che il vostro amico ha fatto anche lui tutto quello che doveva fare ed è all'interno di LS insieme a voi con un veicolo, ragazzi, mi raccomando, perché sennò la gara sprint non la potete avviare, andate sul menu interazione, andate su autoraduno e andate su sprint. Come potete vedere, il mio amico ancora non aveva il veicolo, si illuminerà la scritta sprint e noi cliccheremo sulla scritta. A questo punto, una volta che abbiamo cliccato sulla scritta sprint, aspettiamo i soliti 30 secondi, ragazzi, per avviare la gara. Dopodiché, a questo punto, una volta che saremo all'interno della gara sprint, raga, non ci resta altro che tenere schiacciato triangolo o Y per respawnare. A questo punto, una volta che siete respawnati, che ragazzi potete anche evitare di farlo, ma il glitch funziona sempre meglio, è sempre meglio farlo, non si perde niente, ci vogliono 2 secondi. Quindi a questo punto ci dirigiamo dal solito punto dove ci buttiamo in acqua, ragazzi, per chiamare l'assicurazione. Adesso, raga, una volta che avete chiamato l'assicurazione e siete su lo slot del veicolo che volete aggiustare, quindi moddare, vi buttate in acqua in questa maniera e appena la schermata diventa nera cliccate una volta A o X e respawnerete con il veicolo e quindi sbadabam, raga, avremo moddato la nuova macchina, che è veramente veramente una bomba. Tra l'altro, questi colori, secondo me, raga, si abbinano veramente molto bene. Adesso, ragazzi, non ci resta altro che salvare il veicolo, perché così com'è lo perdiamo. Allora, semplicemente, se avete le attività su mostra, quindi all'inizio avevate le attività su mostra, semplicemente aprite il menu di pausa, andate sull'unica attività disponibile, l'avviate, tranquilli, non succede niente. Quando siete nella prima lobby, come ben vedete, quittate e uscite. Quando respawnerete sarete con la gara finita, ragazzi, e potete andare a salvare facendo una qualsiasi modifica in un qualsiasi negozio, Los Santos, LS autoraduno o dove cavolo vi pare. Se no, ragazzi, semplicemente, se solo uno di voi sta moddando, dite al vostro amico di cambiare attività o di avviare un'attività a lui, oppure, ragazzi, finite la gara, ok? L'importante è che poi alla fine andate a fare una modifica e salvate il tutto. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, se vi servono e sono interessanti lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi da tutte le parti e sbatabam! Alla prossima!